Salve a tutti amici e ben ritrovati, sono il vostro Mitter, eccoci qui per un nuovo episodio di God of War Ragnarok. Sono qui con Kratos e Atreus, pronti a continuare l'avventura odierna. Atreus è tornato a casa, ha capito che non può stare senza suo padre, cioè l'ambiente lì ad Asgard è davvero terribile. Poi fa tutto lì, non lasciamo stare. Ma mentre ero qui su me, non scordate che gli obiettivi hanno la via che è l'obiettivo principale. Qua si è bloccato qualcosa. Si è bloccato qualcosa, non so, foglio bianco. Qua abbiamo una via che appunto è le missioni principali. Con dobbiamo eventuarci l'Amber adesso, ad esempio, per evitare che ci siano problemi creati da Atreus. Abbiamo i favori, le varie missioni secondarie, le prove, se prova a tempo, prova di uccidere nemici il più semplice possibile. Ecco, qui forse le generali aperte 10 su 30 per queste cose secondarie. Le mappe del tesoro. E infine abbiamo anche artefatti che ci dobbiamo guidare. Cioè, sono le premesse secondarie, sebbene una scheda molto simile a quella che c'era su Assassin's Creed Odyssey. La differenza è una sola, che la via, la principale, è indipendente da tutto altro che c'è attorno. Cioè, le secondarie non vanno a influenzare tanto la nostra storia. Soprattutto la sua principale non è divisa fra Atreus che cerca di scoprire la verità e Kratos che cerca di avvicinarsi a Freya. Insomma, non c'è quella divisione della storia principale o di quello che dovrebbe essere principale, come c'è in Odyssey. Se sapete le mie critiche fatte a questo gioco, a quel gioco, a Assassin's Creed Odyssey, in caso metto qui in alto a sinistra, a destra, alla mia sinistra, alla vostra destra, metto qui in alto quella critica, così che vi ricordate cosa ho detto in caso se avete il gioco, ce l'avete. Comunque, siamo qui diciamo nell'albero della casa di Sindri, sta tutto insieme, ma cerca di fermare un essere che credo sia liberato, il lupo. Se sì, vediamo un po' se lo trovo. Non è sempre facile trovarlo. Vediamo se sono amici. Tirag, fuga. No, 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 no. No. Nemici, non penso. Anche se qui abbiamo tanti cacciatrici, Alva. Ok, cosa va i nemici? No. Penso siano bestie, cose del genere. Bestiario. Jaesir. Ed è un gigante. Quindi non posso c'è qui. Legione. No, primordiali. No, mostro. Direi di no. Migdariano, no. Viandante. Hellwalker. Elfi. Niente. No, c'è un lupo gigante che io scambio per ferri. Per mia colpa, perché ovviamente non conosco mai l'antologia norrena, e se è un lupo grande meno fermo, in realtà era Gambar, non so mi ricordo, insomma, un lupo che dovrebbe aprire vari portali creando caos in tutti gli 8 regni, che ovviamente ha. Sì. Signori, Perché chiedo venia per il re. ovviamente ad Asgard non ci arriva. Comunque, andiamo avanti. Mettete mi ricordate di lasciare mi piace, commentare la vostra per supportare serie e canale, dire anche la vostra, e se volete anche condividere con i vostri amici questa serie di God of War Ragnarok. E sarei davvero grato. Comunque, andiamo avanti. Bando alle ciance. E che viaggio abbia inizio. Let's go! Tono brusco, ma qualunque cosa sia avvenuta a Helheim è davvero inaccettabile. Insisto perché portiate le armi a una condizione magistrale e rimediate a questa situazione senza ulteriori indugi. Dice di fare le armi, migliorare le nostre armi. Però, ma mi sento a posto. Torre di punto. Abbiamo delle varie armature. Potremmo fare meglio. Qua, se mettete altri, no. Cioè, sinceramente mi sento già a posto così con Kratos. Se dovessi perdere, sarà colpa mia. Ecco qui. Trova Garm E Aelheim. non fate cazzate! Vabbè. Che linguaggio Dove ho avuto vai? sto gioco? Ecco, la ramanzina. No, sono felice che tu stia bene. Ok. Wow. Forse dovrei scappare più spesso. Atreus. Scherzo. Scusa. Allora che mi dici della nuova lancia? L'ha fatta Brock. Da Draupnir. Che cos'è? Un anello. Da dove viene? Non lo so. Potevi chiederlo, ma non c'eri. Poi non dice fatto di Brock, ma pensa che lui non lo sa. In realtà molti sanno, due sanno cose che già sanno sa l'altro, però che lo sappia l'un l'altro, cioè, insomma, avete capito. Ci sono segreti che lo penso che solo lo sanno, mi certo due sanno, tipo la profezia o il fatto di Brock. Ma andiamo avanti con Atreus che è artista. Felice che non c'è la ramanzina, scherzando. Oh, porca valletta. Mi Atreus. sa che non c'è tempo di parlare. Forse è solo spaventato.
È stato legato per tanto tempo. Non possiamo fargli del male, ok? Le creature disperate sono le più pericolose. Eh sì. Lo so. Lo ha visto anche lui. Su, dobbiamo attraversare prima che altri squarci del regno. E poi come potete uccidere questi... Così come, non c'è un modo per farlo, no? Lancialo, explosion. Potere del vento, figo. No, potere del vento, ma infine si perché c'ha la lascia. Ripetendo anche il potere del ghiaccio. Le lame cose sono il fuoco e poi c'è il vento. Chiesto Odino di liberarla? No, ma... Non lavori per lui. Non è come pensi. Qualsiasi cosa ti abbia promesso, non fidarti. No, ma qualcosa che mi serve. È difficile da spiegare. Beh, provaci. Ok, la fattura è bene. Allora, riconosci che qui c'è anche molta esperienza, quindi è importante farsi mettere per farci al meglio con la battaglia con gli Aesir. Hai detto che è difficile da spiegare. Perché? Voglio che ti fidi di me. Non ho il diritto di chiedertelo. Non puoi farlo. Cos'ha che ti serve? Perché non puoi dirmelo? È complicato. Ma dimmi di te. Perché hai un'arma nuova? Pensavo non volessi alcuna guerra. È così. Ma... È complicato? Ma sono uguale tutto il tuo di carattere, questo deve essere un problema. Allora, contro la rabbia, livello bronzo completato, ok, ma dico che ha avuto una stata per informare suo figlio. Tutti abbiamo dei segreti. A volte è l'unico modo per proteggere chi amiamo. E non preoccuparti di Odino. Da lui non ci torno. Questo. Grande Atreus. Da lui non ci torno, che se ne... Oh, guarda come sta andando lì. Resto la squarcio. Squarcio del regno. Garma si è dato da fare. Forse so come Freya mi chiuso. Vediamo un poco. Tieni lontani i nemici. Va bene. Dimmi quando sei pronto. Vabbè, qui posso passare tranquillamente all'abilità. E dov'è? Della lama. Lama del caso, la furia. Dove sta la furia? Ecco, c'è in armi, va bene. Ira. Con l'arma brandita, facendo una grande quantità di danni, valore... Sì, furia. Rabbia, e scalate contro i nemici. Dovrebbe essere questo. Lassa, rifa. Ah, così. Grazie per essere tornato qui. Non era necessario. Sono tuo padre. Ti aiuterò sempre. Finché sarò. Ecco, finché sarò in grado. Anche a me fa piacere. Dimmi, che cosa facevi ad Asgard? Facevo cose per Odino. Ha trovato una maschera alla quale è collegato un raggio magico. È tutto un po'. Complicato. Già, ma lì ho trovato persone della mia età. Amici. Almeno spero che lo siano ancora. Non puoi fidarti di chi è fedele a Odino. Non è sempre male fidarsi della gente. Compromette la ragione. Forse, ma sono stanco di sentirmi solo. Atreus. Io. Cerchiamo di capire come funziona questo cancello. Io, e lui si stava scusando, Kratos. Allora. Sì. Come ho fatto io? Ragazzi, ne imparare. Nemico a sinistra! Si è alzato. Che è Michael Jackson che va in slow motion? Palle a fuoco, a fettine, così vai Kratos. Che piacere. Qual è il tuo piano? Lo elaboro strada facendo. Ma non ti stai riferendo a Garm, vero? Non puoi ingannare, Odino. Per ora funziona. Ah, sì? Ah, il lupo è arrabbiato.
Li uccide tutti. Che farai? Proverò a domarlo. Domarlo? Certo, ho già domato dei lupi. Sì, ma erano lupetti, mi sa. Ma si difendono pure. Ui, nuovo potere è questo. Ok, io distraggo Garm. Tu congela le sue catene con l'ascia, così non scappa. E legalo a qualcosa. No, troppo pericoloso. È un bel piano. Muoviamoci. Aspetta! Oh, merda, se... E come deve congelare il danno? Col potere, penso. E come afferro la catena? Ah, di qua, ok. Non trovo le catene, che devo dire. Oh, come stai, Atreus? Stai bene. Per poco. La trasformazione. Odino ti ha insegnato a controllarla? No. Non ci affideremo ai suoi insegnamenti. D'ora in poi si fa a modo mio. Signor sì. Signor sì. Che non ha funzionato? Non l'hai fatta apposta, vero? Chi è che non si fida ora? Scusa, ho esagerato. È solo che pensavo avrebbe funzionato. Pazienza. Troveremo un modo. Allora, credo che dobbiamo raggiungere quella sporgenza. Ma come? C'è sempre un modo. C'è sempre un modo. Hai visto? Oh, perché non c'ho visto? La soluzione non è sempre ovvia. Ora si fa a modo mio. Immagino voglia dire... Quello che pensi voglia dire. Uccide. Ma possiamo provare a... Abbiamo il potere di limitare i danni causati dalla creatura. E lo useremo. Ok. Però così... No, ammazzato no, ti prego. Dai, Kratos, salvalo. Lo puoi fare, sei fortissimo tu, lo so che ce la puoi fare. Aia. Au. Non voglio combattere contro il lupo, no. No. Vabbè, qua mi sta ammazzando a male. Allora che si ferma pure. Volevi. Non ha senso combattere. Non può ragionare, È finita. Speravo che andasse diversamente. È colpa mia se era in libertà. E se ora è morto? Talvolta non c'è altra scelta. Lo so. È un drago di tutto molto brutto, ironico. Ma mi spiace che quando lo colpivo piangeva. Io non volevo colpire. Scusa, cucciolo. Ma ovviamente non c'è alcun modo. Vado a parlare e a fare strema, ma niente. Non... Era troppo... Grazie a... Quei otto prima magari l'hanno proprio cambiato, ho fatto impazzire, essere proprio disperato.
Possibile sia anche questo, però. Adesso, perché non usavi il tuo potere magico? Le tue biglie magiche qui. In questo caso. Possiamo andare a casa ora. Sì. Atreus. Lo so. Chiudo il No, non devi chiudere il cuore, Atreus. Ho fatto bene a provarci. Un'altra porta chiusa. Giugio, l'ho provato, ma non so, ma. Allora, tutto dove è il coso? È lì dentro. Ok, quello va lì, quindi. Reos. Auca. Credo sia invulnerabile alle frecce sigillo. Beh. Uno, due. Ash. Hai qualche idea? Sì, qua un attimo. Usiamo i sigilli per condurre il ghiaccio all'ingranaggio. Fatto. E qua. Mentre eri via, ho cercato le norne. Vai, Kratos. Mi hanno detto che ad Asgard Heimdall voleva ucciderti. Heimdall? Le norne? Pensavo non ci credessi. Che ricordo sta barca. Che ricordi, però. Atreus l'ha fatto per te, vedi? Oddio. È tornato! Non ci credo. Ma come è tornato? Era morto. Cosa facciamo? Io non lo so. Non lo sai? Non fermarti, corri. Dove? Le scale, fuori. Ecco perché ha sigillato di tutto allora. Perché non riuscivo neanche a ucciderlo. Però questo io, ok, sembrava bianco come se non avesse anima questo Garm. Non lo so. E vabbè. Via via. Porca paletta. E poco ci pigliava. Perché non? Tira la lancia sulla zampa! Ah, la. Ok. Tirala! No! Vabbè, sono pure. Voglio pure il tasto. Per R2 posso dire R1. Ok. Salta! Ecco, lancia che è molto utile qui, mi sa. Ci proviamo? Vai con la lama del caos. Come ho osato colpirmi davanti a mio figlio. Via 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 via. Se non lo troviamo, i morti continueranno a invadere i regni che infine collasseranno. Impara a placare la tua mente. Ho scoperto che con il caos vado meglio. Che altro hai scoperto? Che la fiducia reciproca ci fa bene. Ecco. Bel insegnamento. Per ora che. Sentite. Dov'è? Ouch, ouch, ouch. Sì. Ora lo tiro. Usa la lancia per avere dei punti deboli. L'hai preso. È il momento. È stordito. Prendilo. Ti prego! Mi dispiace! Vecchia!
è successo? Troviamolo! Forza! Sì, ma che hai fatto? Penso che sia la... È una magia vecchia, mi ricordo. Ma cosa ha fatto? Tanto vediamo se qui c'è qualcosa per noi, che è davvero... È uno scontro... difficile. Che c'è? Ancora c'è la fuori Sparta. Che non volevo attivare, sbaglio attivata. Quando ho preso le tre per colpire. Credo sia passato di qui. Proviamo a salire. Direi. Che hai fatto? L'incantesimo che mi vedesti fare quando morì Fenrir. Non lo sapevo allora, ma trasferì la sua anima nel mio pugnale. Le anime sono potenti, ho pensato che quella di Fenrir potesse... cambiarne la natura. Già, forse ha funzionato. Ah, quindi vecchia passare l'anima. Quando ti ho trovato a Midgard, prima dell'attacco di Freya, mi hai detto che volevi proteggermi. Perché? Ho visto una profezia. Eri... morto. Tra le mie braccia. Morto. Anch'io l'ho vista, a Jotunheim. Cosa? Lo sapevo. È per questo che mi stai addestrando così duramente. Un giorno dovrai sopravvivere. Oh, pensano parlando, finalmente. Non succederà. Non lo permetterò, mai. Ogni viaggio ha una fine. Non il nostro. Non così. Non così grande, Reos. Mentre tu stiamo parlando, finalmente, ragazzi, finalmente. Vediamo se il lupo è tornato in sé. Fenrir. Stai bene. Scusa se ti ho ferito. È finita ora. Te lo prometto. Fen? Sei tu? Oh! Che bravo! Sì, mi sei mancato anche tu. Temevo di non farcela. Ci siamo riusciti! Seduto. Com'è mai possibile? È la magia dei giganti. Ho imparato tante cose. Ad Asgard? Questo non c'entra niente. Altri segreti? No. Una promessa. Che è importante che io mantenga. Come tu l'hai mantenuta la mamma. Oddio mio, ragazzi. Vedi quando ti fidi di me? Oh, Fenrir è tornato a casa. E ci manca la luna, tranquillamente, che ormai sa anche viaggiare. Wow. È fatta. Dovremmo dirlo agli altri. Non ci credo, Fenrir, il lupo si deporisce sempre più. Ciò che prima era un pericolo mastino di Hel che squarciava i regni, ora è Fenrir. Il ritrovato lupo di Reos, il pugnale del ragazzo. Con te, ma infatti l'anima di Fenrir, sei qua incredibile. Dove aver pugnalato Garm, l'anima del lupo è stata rilasciata nel corpo del mastino. Non temo le abilità di mio figlio, ma la crescita del suo potere mi coglie di sorpresa. No, bellissimo, ragazzi. Felicissimo anche io. E quando le Norne ti hanno detto che Heimdall voleva uccidermi, è a quello che ti serve la lancia, vero? Sì. Heimdall è un idiota, ma non sei più così, dico bene. Un assassino di dei. Non vuoi la guerra? No, ma farò qualsiasi cosa per proteggerti. Comunque, allora, lì è bloccato. Comunque, stupendo il fatto che abbiamo fermato Garm dandogli l'anima di Fenrir. Cioè, stupendo, veramente. Allora, Valk, senza volerlo, le magie dei giganti che Atreus sapeva senza che lui sapesse. Cioè, ma cosa? E qui si spiega la nascita di Fenrir. La nascita del gigante Jormungand. Cioè, tutto si spiega, raga. Cioè, stanno spiegando questa cosa col fatto che Atreus, Loki, sappia spiegare le anime col potere dei giganti. Questo è un... Qui c'è un fiore. No, la missione. Non la fermo dopo, va. Forse è un animismo.
Però noi ragazzi ci siamo qui. Quello che è successo è cosa di epico perché più o meno stiamo scoprendo come Loki, Atreus, di questo mondo, sta creando i suoi tre figli. Fenrir, il suo cane, che è il suo lupo, che è dentro il lupo Garm, colui che è più vegeta ai mondi, e può anche mangiare tranquillamente Odino. E il fatto che Garm era indistruttibile perché non aveva anima. Era solo un corpo che si muoveva senza niente. Chissà se c'entra con i giganti. O c'entra magari lo stesso Odino. Chi lo sa? E Jormungram nasce da un serpente senza anima. E quindi lì pure. Cioè, si sta spiegando tutto l'origine della, diciamo, della prole di Atreus, di Loki e di Hankeboda. Ed è davvero fatto, devo dire, bene. Questa cosa è fatta molto bene. E cosa mi sta più piacendo di questa parte del gioco è che finalmente Atreus e Kratos stanno parlando di ciò che sanno e i loro segreti stanno aprendo, perché si confidano l'un l'altro. E quando si fidano l'un dell'altro, vedete cosa succede, cose belle. Il fatto che abbia continua a mantenere il segreto, però dicendo che è una promessa, non una colpa del gigante, diciamo, è una colpa di Asgard, e penso si renda più tranquillo e il nostro Kratos, perché ovviamente non sa che tutto ciò che ha fatto Atreus in questi momenti l'ha imparati non da Odino. Quindi non è una cosa che cerca Odino, non cerca il potere, ma cerca un po' di capire le sue intenzioni, le intenzioni di Odino. Sai il fatto che però, fino a qui, l'episodio di oggi, spero il video vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a lasciare un like, a commentare, a dire la vostra, in caso non l'abbiate fatto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per ricevere notifiche nei nuovi video che usciranno, e vi ricordo di seguirmi su vari social come Facebook, Instagram e TikTok, così per sapere di più sul mio lavoro, godervi altri contenuti multimediali miei offerti. Noi ci vediamo al prossimo episodio, da Massimo Terry, passo e chiudo.